interni home con un programma molto ricco e variegato, una crescita per la manifestazione sia in termini artistici di qualità sia in termini di riscontro economico e commerciale per la nostra città. Ricordiamo che Termion si è attestata negli anni come il principale evento cittadino in termini di riscontro economico per gli operatori e in termini di promozione per la città. Vogliamo farla crescere ulteriormente, non solo dal punto di vista artistico, ma anche e soprattutto dal punto di vista del riscontro commerciale, e in questo è determinante la collaborazione delle associazioni di categoria e del neonato consorzio. L'impegno si è concretizzato ormai da un paio d'anni da questa parte, con il progetto che noi abbiamo iniziato per la rivitalizzazione del commercio nei centri storici in Umbria, con il progetto dei centri commerciali naturali. Finalmente Terni nel suo centro storico, grazie alla collaborazione con le istituzioni, grazie allo sforzo di circa 35 imprese del commercio del centro cittadino, che credo vadano sostenute appieno in questo sforzo, hanno reso possibile, renderanno possibile l'avvio di un nuovo centro commerciale naturale, un pezzo di smart city, un pezzo di tecnologie innovative con cui si cimenta il commercio nel centro storico della nostra città, e Terni On ne rappresenta un po', con gli eventi finanziati, alcuni finanziati in questo contesto, ne rappresenta un po' la start-up, cioè il momento iniziale, inaugurale di un processo che si completerà ovviamente entro l'anno, entro Natale, e che vedrà nascere a Terni, nel centro storico, il primo centro commerciale naturale in Umbria sulla base della sperimentazione che abbiamo messo in campo in questi anni.